Mario Calabrese, spingendo la notte più in là, storia della mia famiglia e di altre vittime del terrorismo. Sarà De Blue Mondadori. Lui è Mario Calabrese, il figlio del commissario Luigi Calabrese. A quei tempi se ne era molto parlato, dissero che erano stati gli uomini di Calabrese a usare le maniere forti con Pinelli. Libro un po' rovinato, scusateci, ci perdonerete. Spararono mio padre alle 9:15 mentre apriva la portiera della 500 blu di mia madre. È la mattina del 17 maggio 72, la pistola puntata alle spalle del commissario Luigi Calabrese cambierà per sempre la storia italiana. Di lì a poco il nostro paese scivolerà in uno dei suoi periodi più bui, i cosiddetti anni di piombo, la notte della Repubblica. Quei due colpi di pistola però non cambiarono solo il corso degli eventi pubblici, ma sconvolsero radicalmente la vita di molti innocenti. La prima conseguenza di quel gesto e della lunga campagna di diffamazione organizzata da Lotta Continua contro il commissario Calabrese nella sua terribile semplicità.